Buongiorno, mi chiamo Maria Fregoso, frequento il primo amministrativo della Cisita da Spezia. Oggi per il concorso del talento, questi di classe mi porto Avril Lavigne. Avril Lavigne è nata nel 1984 in Canada. Fin da piccola ha sempre fatto sentire la sua voce, dicendo ciò che pensava, dicendo ciò che voleva. E come dice lei stessa in una frase, durante un'intervista lei vuole potersi esprimere, vuole cantare le canzoni solo che a lei piacciono, ciò che si sente più suo, vuole indossare quello che vuole fare ciò che gli pare. E ci è riuscita, perché col suo primo album, lei riesce a raccontare ciò che si passa nell'adolescenza, ciò che ogni ragazzo affronta quando è nell'età più fragile. Uno, due, tre, via. Il suo sogno è stato interrotto nel 2015 quando è stata colpita dalla malattia di Lyme, che è più comunemente chiamata con il nome scientifico Borrelia burgdorferi. La Borrelia burgdorferi è una malattia che incide sul sistema nervoso e dei muscoli e ciò impedisce la perdita anche di memoria. Quindi lei in questi anni, quando è stata male, l'unico suo appiglio era la musica. Grazie alla musica si è riuscita a risollevare e a sconfiggere questa malattia orrenda. E è tornata ora nel 2019 con il suo nuovo album Head Above Water, dove racconta ciò che è passato durante la sua malattia, dopo gli anni in cui nessuno ha saputo più niente di lei. Ho scelto Avril Lavigne perché nei momenti in cui stavo più male, per via della mia famiglia, le sue canzoni mi hanno dato un appiglio, la forza di continuare e sono riuscita a sorridere in tutti i giorni. Grazie a lei devo tutto.